volevano che io facessi una conferenza stampa per dire chi ho aiutato, come ho aiutato. Ho detto: guardate, quando si aiuta e non ci si fa assolutamente mai una conferenza stampa su questi problemi. Però io sono sempre stato in prima linea, anche perché, per tornare a mio padre, noi eravamo dei frequentatori di Capri Tucur, quando io ero bambino. Sono stato il primo italiano a essere insignito cittadino onorario di Capri quando è stato trasformato in città. Però io, quando avevo 16 anni, scappavo di notte, mi ricordo, con un Ariston, con un certo capellone che veniva da Ischia a prendermi, in riva Ariston, e mio padre diceva: ma è pericolosissimo, ma cosa cavolo vai a fare a Ischia? Vabbè, a Ischia si balla. Io mi ricordo, dove faccio Pellone, c'era il Castiglio Aragonese con i fratelli Campanino, Sandro Petti, veniva il top del top lì a cantare. Era una roba fantastica, ballavamo in mille, era una roba pazzesca e si faceva l'alba ed era di un divertimento sfrenato. Del resto, quando hai 16 o 17 anni, quello cerchi. A Capri purtroppo avevamo il Cagliostro, avevamo il Number Two, ma erano dei posti dove si faceva lo struscio più che far casino e divertirsi, capito? Poi non potevi stare lì fino alle 6 del mattino, che stavi a fare? Mentre invece lì a Castiglio Aragonese tu la mattina c'avevi l'alba, ti ricordo, giocavamo con le prime pizze al metro, mi ricordo con il Monte e Pino di Capri, facevamo delle pizze al metro che mangiavamo fino alle 8 del mattino, andavamo a dormire. Mi fa piacere che le ho fatto fare questa Marcord, insomma, però ci potrà essere, insomma, un'iniziativa a giugno sull'isola. Io a Ischia vengo sempre, lo sai perché? Perché trovo che prima di tutto, come si mangia a Ischia, è difficile mangiare da altre parti. Tu lo sai, la base è famosa, no? Non so se tu sei pratico delle fumarole, non so se la partigiana di melanzana hai mai avuto la fortuna di mangiarla lì, no? Speriamo di non avere la reazione sindaco di Capri. Così diventa fare lo sportò, no? Per cui la mia critica non la dovete mai prendere in considerazione. Quando ho parlato della pizza napoletana era uno sportò, ovviamente molti ci si sono legati, no? Dice: il romano parla male della pizza napoletana, no? Io ieri sera stavo dal mio amico Ciro Riva, ma siamo a parlare di altra categoria, no? Allora, anche perché noi facciamo e facevamo da bambini una pizza napoletana pazzesca, t'assicuro e vi assicuro.